vaccinato, il Green Pass, però tu sei vaccinato, tu no invece. No. Tu non è giusto che il giorno 15 lui dovrà restare a casa senza paga. Quindi il Green Pass discrimina le persone, deve essere una libertà di scelta. Quanti siete più o meno? Abbastanza che non siamo vaccinati, circa la metà. E lo Stato dovrebbe pagare i tamponi, perché io sicuramente non dovrei tirare fuori i soldi se sto bene per andare a lavorare. Ma che ti ha fatto sto vaccino di così? Non mi fido, una cosa fatta all'ultimo momento così, non mi fido. In piazza a Trieste questa volta ci sono anche i portuali del CLPT, sindacato autonomo con il maggior numero di iscritti. 300 operai pronti allo sciopero a oltranza contro il Green Pass. È la terza manifestazione in pochi giorni in una delle regioni con il più basso numero di immunizzati. Io sono vaccinato. Puoi chiudere tutti i vizi, puoi chiudere il bullying, puoi chiudere il cinema, ma il Green Pass per il lavoro, visto che l'Italia è fondata sul lavoro, non mi sembrava giusto. Cioè, andare a pagare per andare a lavorare non mi pare che sia un po' eccessivo. Anche andiamo in corteo, andiamo in corteo, andiamo! Ci sono 60 morti di Covid in tutta Italia, un morto su un milione. E su un morto su un milione non puoi fare una misura del genere, ma a maggior ragione, ora che sono tutti vaccinati, il Green Pass non ha alcun senso. Questo però perché, hanno perché detto, ci sono stati tanti vaccini, è successo. Sì, ma si è vaccinato chi voleva, nessuno è stato obbligato. Vogliamo salute e libertà. Noi fermiamo tutto se facciamo il Green Pass, lo applichiamo, fermiamo tutto, l'economia si ferma. E il Covid come si ferma però? Com'è? Il Covid invece come si ferma? Il Covid si ferma solo, anche senza vaccini. Questo è un decreto criminale. Che vengano a dirci che ci sospendano il stipendio, noi siamo lì. Che vengano pure, noi li aspettiamo. Adesso passiamo sotto le sedie della RAI. Perché così tanta rabbia proprio verso i giornalisti? Il giornalista deve raccontare quello che succede. Questo è quello che succede. Ma lo mostrerete tutto per TV? Vabbè, no, tranquilla. Quello aperto dai portuali triestini è uno dei primi confronti tra aziende e lavoratori contrari al Green Pass che chiedono tamponi gratuiti per tutti, vaccinati e non. Noi lavoriamo H24, noi non sappiamo cos'è Natale, non sappiamo cos'è la bora, la neve, il freddo, la pioggia di notte, di giorno, non siamo mai mancati. L'altro ieri ci vengono a dire dal 15 non lavori più. Perché? Ma voi adesso che fate dal 15, diciamo? Cosa faranno loro? No, noi sappiamo già cosa fare. Cioè voi vi mettete in sciopero a punto e basta, non serve neanche più discutere. Sciopero e fine. Prego, prego. Oltre ai portuali ci sono centinaia di lavoratori dell'indotto, come la moglie di Christian, che ha un contratto part-time con un'impresa di pulizie. Dal 15 ottobre bisogna avere il Green Pass oppure fare un tampone a spese vostre ogni due giorni. Legge di Draghi, scrivetemi cosa avete intenzione, se no purtroppo a casa in aspettativa a zero ore. E tu che fai? Resto a casa. Preferisci perdere lo stipendio piuttosto che farti... Facendomi i tamponi, calcolando, pago 200 euro i tamponi, su 500 euro i paga. Però il vaccino non lo fai? No. E non mi fido. Che no, non li hai? Perché si dice sempre che un vaccino non si fa mai in piena pandemia. Chi lo dice questo? L'hanno detto per TV, parlano la gente, è venuto fuori che è sperimentale. Mio figlio non è vaccinato, neanche non è vaccino. Quanti anni ha? 11, devo fare 12, sono rimasto fuori da un campo da calcio perché non hanno i green. Come ho già detto mio figlio, mi spiace, ma non mi abbasso perché un ricatto è sempre un ricatto. Ma mi spiegate perché è diventata una battaglia, diciamo così, così forte sul Green Pass? Perché è una libertà questa? No. Chi ha un po' di spina dorsale non si abbassa, non si china. Io non mi chino.